Buonasera, buonasera, benvenuti a questa puntata di Voci Radicali, che è registrata, ovviamente, per motivi tecnici, è registrata il 28, voi la vedete il giorno dopo. E siamo in compagnia di Ivan Eötvös, giornalista radicale, e con lui parleremo un po' di alcuni argomenti di attualità che questi giorni si sono sviluppati, quelle che possiamo chiamare cronaca, ma anche un po' attualità europea, per esempio, partendo proprio dalla giustizia. È un argomento che in Italia è particolarmente, così possiamo dire, drammatico, io direi. E diciamo, partirei dalle dichiarazioni del commissario Viviane Reding, commissario della giustizia, anche vicepresidente della Commissione europea. Si è fatto un pochino un monitoraggio, la Commissione europea ha fatto un monitoraggio della situazione giustizia in vari paesi dell'Unione europea e certo l'Italia non è uscita molto bene. Peraltro appunto questa cosa si accade cronologicamente in un momento in cui i radicali sono attivi con un satyagraha proprio incentrato sulla giustizia, sull'inefficienza della giustizia, sulla drammaticità della situazione carceraria in Italia. C'è un digiuno che domani dovrebbe terminare, che sta portando avanti Pannella con alcuni dirigenti radicali e anche altri cittadini che hanno aderito a questa iniziativa. Giustizia, appunto, come radicali intendono, si chiede giustizia, soprattutto la legalità dello Stato e che non riesce appunto a ottemperare alle regole che si è dato. E in questo, diciamo, frangente, in questo momento di militanza, appunto, si inserisce questa iniziativa della UE, questo studio, in qualche modo, questo monitoraggio, e le dichiarazioni durante che io ho ascoltato durante appunto la conferenza stampa della Viviane Reding, che parlano appunto di giustizia e di indipendenza del sistema giudiziario. Ne parliamo appunto con Ivan Eötvös, che salutiamo, ringraziamo di essere qui con noi. Ivan è appunto già stato ospite di Libri TV, abbiamo parlato con lui dell'ordine dei giornalisti, di alcune modifiche che erano diciamo in divenire, di alcune riforme che erano in divenire con la vecchia legislatura. Adesso vedremo un po' che cosa accadrà. Ivan, tu hai ascoltato un pochino, o meglio, hai letto, hai ascoltato questa dichiarazione, che ne pensi? Innanzitutto, grazie ancora di avermi invitato. Naturalmente la mia è una specializzazione così vaga che è giusto pur parler, quindi no, il mio parlare non ha alcun sostegno, diciamo, di livello accademico, se vogliamo così. Per dire questo, detto questo, però, visto che questo è liberi.tv e si parla liberamente, sono ben lieto, quindi questo è un grande lavoro che si fa, è una cosa molto, molto bella. Sono ben lieto di poter dire alcune cose. Per esempio, queste dichiarazioni di cui abbiamo anche discusso, mi sembrano un attimino, cioè non penso proprio che il commissario europeo avesse in mente un monito al PdL nei confronti degli attacchi alla magistratura, cioè se un altro fa abbastanza divertire. La strumentalizzazione di uno strumentalizzato richiamo alla non strumentalizzazione è una strumentalizzazione al cubo, no? Ma questo penso però che questa differenza la possa fare solo chi conosce abbastanza bene la questione, o comunque sia non ha una visione del problema giustizia in Italia superficiale. E questo ci richiama a quello che poi è uscito dopo, ai numeri, che al di là di questa vicenda, no, di questo commissario europeo di cui nessuno sapeva niente e che ora, a secondo della posizione, viene utilizzata la sua opinione, come sempre accade in Italia, e se uno parla da fuori diventa subito autorevolissimo a secondo di a chi dà ragione. Poi rimangono i numeri e quelli non sono discutibili. Uno di quelli che fanno più pensare, più riflettere, sono quelli che vogliono la Francia avere un quarto degli avvocati che ci sono in Italia per un tot di popolazione.
e questo è molto curioso, perché richiama in un certo senso a quello che di cui abbiamo già parlato, cioè agli ordini professionali e di come vengono strutturate le professioni. Cioè l'idea che in Italia, così al momento, mentre siamo qui, continuano a prodursi avvocati a valanga, forse qualche piccola connessione con le devastazioni della giustizia italiana ce la deve pure avere. Cioè, ci sarà qualche cosa che non va. L'avvocato è sicuramente un ruolo importantissimo, nobilissimo, che dovrebbe essere regolato in società. Io preferirei avere molti più medici che tutti questi avvocati, evidentemente, se il mercato lo consentisse. Siamo in una situazione di mercato dove un avvocato non può farsi pubblicità. Se un giovane avvocato è vincolato a una serie di cose per camminare con le proprie gambe, ci mette un sacco di tempo, e non facciamo altro che dire ai nostri ragazzi: andate, studiate legge, aule di legge piene in ogni ordine di posto e di grado, e veramente non si riesce a capire di che cosa dovrebbero vivere tutti questi avvocati e di che cosa vivranno mai. Evidentemente i processi sono molto lunghi, evidentemente gli studi legali sono molto corposi, evidentemente in Parlamento ci sono più avvocati, credo, che in qualsiasi aula di tribunale, e con tutti questi avvocati e magistrati in Parlamento, che si parli di alto la politica non si deve intromettere con la magistratura, fa ridere proprio a crepapelle. E con tutti questi avvocati e magistrati in Parlamento sarà mai possibile che non siamo in grado di far funzionare un tribunale uno. Era saltato fuori tempo fa, adesso questa è una questione che dico così sempre pur parlé, era anni fa, che i tribunali militari ancora avevano quattro giudici che potevano fare perfettamente, potevano lavorare anche nel civile tranquillamente, che facevano un processo due a settimana e morivano di noia, perché avevano dovevano occuparsi solo di quello che facevano i militari, ma non c'erano neanche più i militari di leva, cioè non sapevano più chi processare, cioè ormai si processavano tra di loro per tenersi in allenamento, mentre in tutti i tribunali c'era grandissimo problema di non sapevano come occupare i posti, non sapevano come andare avanti, non ci sono i cancellieri, non c'è niente. Ma adesso, se vogliamo andare a vedere nell'attualità politica, abbiamo questo fenomeno Grillo che dovrebbe risolvere tutti i problemi del nostro paese, e meno male che c'è Grillo a questo punto, solo che poi se uno si sofferma a guardare il suo programma, della giustizia non si parla. Si parla di quella, perdonatemi il francesismo, puttanata del dimezzamento dei parlamentari, è una boiata pazzesca. Si parla di, per esempio, fare leggi che siano attuabili solo dietro una fattibilità economica comprovata, cioè si possono fare solo leggi se ci sono i soldi per farlo, quindi vuol dire che non si può fare nessuna legge, e la proposta dopo è più soldi a tutti i cittadini, cioè soldi, reddito di cittadinanza, e come lo paghi? Come appena detto che ti fai la fattibilità e adesso vuoi sganciare i soldi a tutti quanti, che per carità sarebbe una cosa giustissima, però c'è un altro dato che non c'entra prettamente con la giustizia, che ci segnalava che l'Europa produce il 40% del welfare di tutto il mondo. E poi uno dice siamo in crisi, attenzione a dire siamo in crisi, perché forse tutto quanto si può riorganizzare, forse siamo noi un po' fermi, forse siamo noi che guardiamo le cose sbagliate, non lo so. Per tornare alla giustizia, qualcuno convinca Grillo, visto che ormai a quanto pare dobbiamo vivere nella grillocrazia e nella casaleggiocrazia, una cosa terrificante, qualcuno convinca Grillo che il problema della giustizia è un problema soprattutto economico, lui al contante ci tiene, è uno che bada al sodo, è un problema strettamente economico. Credo che tutti quelli che frequentano un po' Radio Radicale, tutti quelli che hanno a cuore le tematiche radicali, lo sanno bene, ci ripetono queste cifre all'infinito, ma perché è vero, non c'è, ed è difficile, sarebbe stato difficile negli ultimi 20 anni trovare un momento in cui la Commissione Europea con l'Europa ci avesse detto una cosa del genere e non avremmo trovato un momento in cui i radicali non facevano stati a Gra,
non si stavano lamentando di questa cosa, non cercavano di imporla al Presidente della Giustizia con tutte, della Repubblica, con tutte le provocazioni possibili, nel freghismo più totale. Oggi forse con l'Europa che ci dice questo, noi non siamo neanche in grado di recepirlo, perché siamo troppo impegnati. Adesso c'è Bersani che sta salendo, quando avremo questa trasmissione andrà in onda, probabilmente avremo un grandissimo governo di cui andremo tutti fieri, e non siamo neanche in grado di capire quanto è centrale questa cosa, ma questa è colpa dell'Europa, perché l'Europa che ci dovrebbe salvare a questo punto, invece di minacciarci di sanzioni perché non rispettiamo il parametro economico che sta qui, perché non ci minaccia di sanzioni per quello che facciamo alla base, cioè per il fatto che tratteniamo in maniera ingiustificata il 40% dei nostri carcerati e di quel 40% la metà saranno assolti, perché per trattenere una persona 3 giorni fa tutta la trafila, succedono cose indicibili, persone una sola guardia per un'intera ala di celle, 600 suicidi in un numero in un periodo brevissimo di carcerati e 50 guardie carcerarie suicidate negli ultimi 10 anni, cioè, perché la Commissione Europea non ci sanziona su questo? Perché questo sarebbe un principio che comincerebbe a far capire che certe cose, certi guasti cominciano alla base. È un po' come il ragionamento che fanno negli Stati Uniti adesso, o in Inghilterra o altrove, che dicono: guarda che se tu mangi immondizia tutto il giorno, poi finisce che mi diventi un carico sul sistema sanitario, quindi io ti comincio a far capire anche fattivamente, ti tasso certe, ti impedisco di fare, cioè, di avere certi comportamenti eccessivi, perché voglio educarti, perché tu alla fine mi diventi un costo a livello sociale. E questo è un costo sociale altissimo, la giustizia in Italia è un costo sociale altissimo e non funziona, e questo mi pare evidente. Ivan, a onore del vero, diciamo, delle sanzioni le abbiamo prese per questo motivo, soltanto che io penso che parole sì, però insomma in qualche modo si sono fatti sentire. No, la cosa che io ritengo è che i parametri di rispetto dei diritti umani non siano i parametri europei, quelli che in qualche modo tengono fuori alcuni stati che magari vorrebbero, ma che magari di recente si sono anche stufati di fare questa domanda, perché con una certa spocchia si dice che non rispettano certi parametri di civiltà, e io penso che in Italia, almeno questo versante, noi li rispettiamo, eppure siamo tra i fondatori appunto di questa grande comunità che è l'Europa. Tornando un attimino al discorso diciamo di partenza a questa dichiarazione, io nella conferenza stampa ho visto, a parte prima di tutto, che la Commissaria Europea si era particolarmente incentrata e parlava soprattutto della giustizia civile e amministrativa, rilevando e sottolineando l'importanza e la connessione che c'era tra questa e ovviamente la situazione economica, la possibile ripresa, diciamo. Non ho mai sentito la parola PDL come certi siti. Ecco, appunto. No, infatti stavo arrivando. Poi c'è stata una domanda di un giornalista che, poi parlando dell'Italia, suscitava appunto questa dubbio, che poneva questa domanda al commissario, diceva: però in Italia forse non è tanto indipendente la magistratura. E allora io ho pensato, ma è la magistratura che è in qualche modo, che è la politica che influisce sulla magistratura, o è la magistratura che influisce sulla politica? Perché poi in realtà noi abbiamo un sacco di magistrati che diventano deputati, pur restando in qualche modo con due piedi in una scarpa, o meglio, insomma, senza fare il passo decisivo. Abbiamo visto, insomma, il tentativo di Ingroia. Non parliamo di Ingroia, che è una triste, no? Sì, no, ma mi chiedevo se poi in realtà non fosse in realtà la magistratura che in qualche modo stesse facendo una scalata nella politica, più che il contrario. Fermo restando che io penso che poi questo giornalista individuasse un pochino, volesse, senza anche neanche citarlo, il discorso di Berlusconi, che poi è una cosa, ma neanche del PDL, ma che probabilmente è soltanto di Berlusconi, che ce l'ha con i magistrati, in qualche modo, per le sue vicende numerose giudiziarie, che umanamente penso che ormai lo abbiano subissato e
Niente, è un partito della pagina di Wikipedia solo per le sue vicende giudiziarie. Berlusconi, credo, penso che sia l'unico al mondo ad avere una pagina Wikipedia per i suoi contesti che si continuano a fermare. Però la domanda ci sta, a mio modestissimo parere, secondo me non è che c'è proprio un piano prestabilito alla base, è un caos conveniente, come tutto in Italia è un caos conveniente. E finché questo caos è conveniente a una certa categoria di persone abbastanza potenti, queste impediscono ogni tipo di riforma in maniera reazionaria. Ma prova tu a cambiare, come hanno fatto da poco, hanno liberalizzato per esempio la domenica, i giorni dei negozi, la domenica potevano rimanere aperti tutti i negozi. Certe associazioni di categoria hanno fatto il diavolo a quattro, cioè... Sì. Cose normali, semplici nel nostro paese diverrebbero assurde. Prova tu a togliere il valore legale del titolo di studio, prova tu a fare qualsiasi cosa che sia leggermente orientata verso una riforma liberale che si annunci veramente, che si porga veramente al mercato. Prova a liberalizzare la sanità. Vedrai quanti Angeluccio e quanti ti ritrovi arrabbiatissimi. Ma il risultato è lo stesso. Adesso parametriamo la giustizia alla sanità. Il risultato della giustizia della sanità è che nella maggior parte dei casi, se uno ha bisogno dell'ospedale pubblico, non ce l'ha, cioè o hai reparti di o caschi morto per terra, arriva il pronto soccorso, ti prendono le forze e ti salvano la pelle, se no, se tu hai bisogno delle analisi te le fanno tra un anno, oppure passi privatamente. Ma privatamente ha anche un costo. Io sarei ben contento di pagare una tessera a questo punto, ma quello lì invece si fa pagare dallo Stato e poi anche da me. Quindi diventa un costo per tutti e lui scarica. Perché lo fa? Perché lui scarica i suoi debiti sulla regione che la scarica sullo Stato. Ogni meccanismo in Italia è un caos, è una disorganizzazione voluta, ma non voluta alla base da una mente geniale della massoneria deviata o degli illuminati che ci vogliono, ma è proprio dagli arraffoni, da quelli che in questo caos ci guadagna. Si sa, quando tutti scappano, quando c'è confusione, quando le regole non sono chiare, sono gli arraffoni che possono speculare sulle regole che poi ci guadagnano. Invece quando le regole sono certe, ti dice questa cosa oltre i 50 non si può andare, se vai a 51 sei già multato. In Italia neanche questo, perché in Italia c'è una tolleranza 100%. Cervellotica delle, poi dopo ti devono, cioè, e questo è il punto. Noi siamo il paese dell'entro e non oltre. Entro e non oltre è tutto. Cioè, per stabilire che una cosa deve essere fatta entro un limite, bisogna dire entro e non oltre, che è un termine giuridico interessantissimo. Non si capisce perché c'è bisogno di ribadire. In Italia è tutto così. E qui ritrovi quella giustizia che non conosce i suoi limiti, come la politica non conosce i suoi limiti, perché se un politico contesta una sentenza c'è la libertà di parola, se un magistrato contesta qualcosa che c'è all'interno di quello, no, lui è politicizzato, allora di che parliamo? Fermo restando che i magistrati, i giudici e le persone che lavorano nella imparzialità della giustizia dovrebbero stare solo che zitti, ma per un minimo di decoro. Cioè, io l'arbitro che esce dal campo e lo intervistano su chi ha giocato meglio, non me ce lo vedo. Non mi sembra corretto, ma non ci sarebbe neanche bisogno della regola che lo dice. Ingroia, in questo, nobilissima persona, grande lottatore, grande combattente della mafia, Ingroia in questo ha toppato di brutto. E lo dico così proprio terra a terra, ha toppato, poi dopo si potrebbe fare un'intera serie televisiva su Ingroia, sugli errori, sui non errori, sui tifosi. No, speriamo di no, per però, la televisione. Però il risultato è che adesso sta a Aosta e se siamo fortunati non avverrà il caso del Ducato d'Aosta e la sua due cortina con la mano. Sta lì e lasciamo lì. Però il risultato è stata una figura ridicola di tolla che lui stesso non meritava. Una faccia di tolla così non se la merita. Non ce l'ha, però se uno ci pensa, guarda, è proprio la faccia, non è così, non era per lui, non era una cosa per una persona del suo livello. Un'altra, Ivan, ti volevo, perché il tempo sta passando, e volevo interpellarti anche su un altro fatto
che attiene sicuramente alla giustizia e in questo caso al post giustizia, insomma qualcosa che è avvenuto a Ferrara e che è abbastanza drammatico, una manifestazione di un sindacato di guardie carcerarie, quindi di agenti penitenziari, di polizia penitenziaria, che ha manifestato sotto le finestre dove lavorava la mamma di Federico Addovrandi, che è un ragazzo che è stato ucciso, così è stato riconosciuto, se non sbaglio, da ben due gradi di giudizio, dai pestaggi appunto di alcune guardie carcerarie. È stata fatta una manifestazione al di sotto di protesta contro appunto questa donna che aveva sollevato appunto questo legittimamente. In teoria non era contro la donna, era contro la condanna, contro il giusto. Io francamente non ho neanche capito. Voglio dire, scegliendo come il posto dove lei lavorava, insomma, è il sindacato italiano in azione contro ogni ragionevolezza, contro ogni. Basta che ci sono 5-6 iscritti esaltati, che no, andiamo, perché se no l'iscritto mi è scontento. Io su questo penso che attenga in pieno, cioè sia calzato perfettamente sulla giustizia italiana, che fa ricordare che questa gente ha preso 3 anni. Hanno preso 3 anni più una pena accessoria, adesso non so di quanto, perché dalla prigione esternavano, cioè hanno avuto un aggravio di pena, perché si comportavano, diciamo, in maniera non del tutto commendevole proprio con la madre dell'assassinato, cioè una cosa. Questa signora ha subito uno stalking negli anni. È impressionante, la nostra società che ha permesso una cosa del genere fa veramente pietà. Questo veramente, perché questo signor Franco Maccari, il signor Franco Maccari che è responsabile di questa sigla sindacale che ho sentito adesso, addirittura alcuni giornalisti dicono sedicente sigla sindacale, ma intanto è una delle sigle più rappresentative della Polizia di Stato. E poi non si era mai che dice no, noi non sapevamo che cosa era successo, non sapevamo che la signora era lì, però quando il sindaco ci ha detto che la signora lavorava proprio là sotto, noi ce ne siamo andati con ordine. Prima una bugia grande come una casa, lo hanno visto tutti che litigava il sindaco proprio con questo signor Franco Maccari. Allora le immagini sono, perché lì sono stati spalleggiati anche da un deputato europeo, Potito Salasso. Sì. Eurodeputato, che quindi ha dato ancora più, no, già ha potito Salato, per carità, grande rispetto per il signor Salato. Però questo signor Maccari correva dietro a questa signora già da tempo, perché è successo l'anno scorso, questo signore ha mandato una lettera che definire vergognosa e poco. Adesso ve ne farò rapida lettura e poi credo che andiamo. Era successo che il 29 settembre si teneva a Ferrara, la Polizia di Stato aveva deciso di tenere a Ferrara le celebrazioni per San Michele Arcangelo, santo patrono della Polizia di Stato, che era stata programmata a Ferrara, secondo il signor Maccari, non so se è vero o no, anche per sensibilità in confronto di questa vicenda. E la signora aveva deciso di declinare l'invito perché era stata invitata. Lei ha detto no, non me la sento di partecipare, non penso che abbia detto mi fate schifo tutti. Però a questa signora gli hanno ammazzato il figlio in quattro, lo hanno in condizioni veramente, una cosa che io penso che in Italia non si era mai sentita, o meglio, una cosa così plateale, in strada, davanti a tutti, con un filmato così crudo come quello che è circolato e con una maniera così cinica, penso che noi non eravamo abituati a questo genere di notizie. E lui gli risponde. Ho letto da notizie riportate su alcuni quotidiani che lei ha dichiarato che non parteciperà alle celebrazioni nazionali per San Michele Arcangelo, santo patrono della Polizia di Stato, in programma a Ferrara il prossimo 29. E qui dice, devo anche riconoscere che fin dal primo momento ero stato determinato ed intimamente convinto che la cosa fosse celebrata per rispetto appunto della triste vicenda, no? Quindi lui, questa è la sua, non so se è la sua considerazione anche, dice, come tutti i cittadini italiani, anche tutti gli appartenenti delle forze dell'ordine subiscono processi per 3 gradi di giudizio, per poi vedere emessa la sentenza definitiva. Anche questo, vista la lungaggine dei nostri tribunali, che tutti i casi devono andare in Cassazione, è una cosa veramente patetica, ma non ne parliamo neanche perché viene solo una piaga. Queste regole sono e devono essere rispettate da tutti, anche da lei. Questo non è vero, perché quando a me mi condannano sono io che decido se ricorrere al prossimo grado di giudizio, che in teoria se ritengo di essere innocente
dovrei passare al prossimo grado di giudizio. Questi signori in quattro avevano massacrato di botte un ragazzo e ancora si appellavano in giudizio per avere riduzione della sentenza ed essere scagionati. Quindi, e sono andati e vogliono andare fino in Cassazione e magari anche alla Corte Europea e all'AIA per farsi. Allora, invece, dalle sue parole, dice il signor Maccari alla signora, traspare odio verso l'istituzione e con essa nei confronti di tutti coloro che nella città dove vive, come del resto d'Italia, continua a lottare quotidianamente, attenzione, questo è un passaggio gravissimo, con sacrifici e con quotidianamente e con sacrifici che lei non immagina nemmeno. Cioè, questo signore ha la madre che ha perduto il suo figlio e stava parlando di sacrifici. E per servire i cittadini e mantenere in piedi la legalità. Mi ferisce quindi vedere utilizzato come palcoscenico un fatto di infinita gravità come la morte di un ragazzo per lancio di iniziative politiche e propagandistiche. E ciò ancora è più grave per aver dichiarato in evidente contraddizione di volere incontrare il capo della polizia Manganelli, perché la madre si era detta disponibile a incontrare il capo della polizia Manganelli, probabilmente perché è invitata da Manganelli e visto la figura vergognosa, almeno una presenza. E poi aver dichiarato che l'uccisione di Federico è stata sempre sottoposta alla massima attenzione dei vertici della polizia. Cioè la signora, anche rispettosa delle istituzioni, ha detto che il ministro degli interni e il capo della polizia erano stati attenti e rispettosi nei suoi confronti. Questo non andava bene perché non stava rispettando lui. E allora il signore qui continua, dice: si decide signora Moretti, sia chiara. Nulla in democrazia le impedisce di parlare, ma tutta la disonestà che lei critica apertamente nei confronti delle forze dell'ordine la dovrebbe almeno vedere coerentemente ed apertamente dichiarare le sue intenzioni, siano esse politiche, e si troverebbe in buona compagnia della signora Giuliani o altro. Cioè, non è che lei si vuole candidare come la signora Giuliani, che sta dicendo questo simpatico signore. Non sentiremo comunque la sua mancanza nel giorno in cui, seppur sobriamente, ci rivolgeremo a San Michele Arcangelo, e lui si rivolgerà direttamente al signor San Michele Arcangelo. Sarà lei ad avere perso un'occasione, non i poliziotti, non la polizia. Concludo con i pensieri di dei suoi concittadini, perché lui ha guardato nei siti e ha trovato qualche invasato che ha fatto qualche commento, e lui usa il commento dell'invasato per, proprio come chiosa conclusiva della sua lettera. Scritti tra i commenti del quotidiano online Estense, questo era per rafforzare la sua credibilità, e il lettore dice: i coniugi Aldrovandi non vanno alla festa della Polizia di Stato benché invitati, e chi se ne frega, rimane comunque un brutto gesto e di pessimo esempio verso chi come me crede nelle istituzioni. La polizia ha sbagliato e ha pagato 3 anni, ragazzo di 18 anni, ha pagato. La famiglia ha avuto la sua giustizia, adesso basta. Se prima il suo atteggiamento rincara la dose era scusabile, prima che così a caldo, per il rispetto dovuto alla morte di suo figlio, ora non è più comprensibile. Franco Maccari, segretario generale del COSI, coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di polizia. L'amico Maccari non è una vergogna assoluta, cioè se questa lettera fosse stata presa nella giusta analisi prima, e se poi questo furgone famoso che la signora dice che girava, io non capisco, bisognerebbe invitarlo questo signore per capire, ma lei elegantemente, ma che cazzo c'ha da protestare? Mi spiego, che cosa vuole? Cosa vuole? Volete una medaglia? Cosa vuole? Già è andata come è andata e lasciamo per. Ma allora, questa è cosa succede quando tutta una piramide così grande, così importante, così vitale come la giustizia in Italia viene meno dalle sue fondamenta, cosa può venire fuori da una cosa così decadente? Vengono fuori anche questo genere di situazionismi più che di situazioni e di subcultura. Di che arriva ai vertici di un sindacato come questo a fare una figura barbina veramente imbarazzante che in confronto, ma che ne so, il Pakistan e l'America, dai. Hai ragione Ivan, questa lettera è veramente, insomma, esemplificativa un pochino chiarificatrice
anche un pochino di quello che vogliono dire i sindacati, tutti possono dirsi sindacalisti. Noi siamo in chiusura ormai di questa trasmissione, di questo spazio. Andrei, ti ringraziamo. Sì, sì, no, per carità. Sempre, certo, anche quella è una corporazione da difendere, tutti quanti sono patrimonio mondiale dell'UNESCO, dell'umanità. E quindi niente, ti ringraziamo di questa tua partecipazione e ti invitiamo a continuare a seguire Libri TV per questa diciamo trasmissione e anche le altre. Vuoi mandare un saluto ai nostri ascoltatori? Un suggerimento: dovreste fare una puntata di Libri TV un po' nel tema Chi l'ha visto e invitare Francesca Scoleri e chiedergli chi ha vinto il Vito di Pietro. Perché io provo a chiederlo, ma non mi risponde. Glielo proporremo. Grazie ancora Ivan e seguite ancora le trasmissioni di Libri TV. Grazie a voi. Ciao.